Ciao ragazze, e da ultimo ecco il video del borsone invece che abbiamo portato via per la nostra mini vacanza primaverile per le bimbe. Allora, questo è un borsone molto cambiante della Kiko che io acquistai la bellezza di 4 anni fa ormai, in pratica con la nascita della mia prima bimba e che vi devo dire ho utilizzato sempre e dico sempre per tutti i viaggi che abbiamo fatto da quando è nata Martina ad oggi che abbiamo anche ad Alice. Vi dico, veramente è un borsone fantastico perché poi dopo, adesso che lo apriremo, lo svuoteremo piano piano insieme, vedrete che è multifunzionale, ha tantissime tasche, dà la possibilità veramente di metterci dentro il mondo. Allora, una piccolissima premessa è che in questo caso non vedrete indumenti, ecco, io l'ho utilizzato soltanto per trasportare detergenti o comunque pannolini e quant'altro. L'ho anche utilizzato invece precedentemente anche come porta indumenti, quindi adesso lo vedete utilizzato soltanto come appunto trasporta, non so nemmeno come dirvi, cosmetici bebè, ecco, passatemi il termine, ma può tranquillamente essere utilizzata anche come borsa del weekend porta indumenti per i bimbi. Bando alle ciance e cominciamo. Allora, come vedete si presenta così, ha i suoi manici, la sua tracolla, come vedete, molto molto comoda e pratica, è pienissima di tasche. Infatti, aprendo queste due strap, questi due, come posso dirvi, lacci con strap, vabbè, non mi viene il termine, si vede già che c'è un'altra, cerco di posizionarmi anche per farvelo vedere, c'è una prima taschina dove io ho riposto dei fazzolettini di riserva e dei sacchetti per le eventuali cose sporche, ecco. C'è una prima tasca zip, vedete, larga praticamente la metà di questo spazio, un'altra zip dove appunto poter riporre altra roba, sempre separata dalla precedente e più o meno come grandezza siamo alla metà, un'altra taschina laterale, un'altra taschina con zip dove se uno vuole può mettere qualunque cosa, insomma, cose magari un po' più delicate che vanno chiuse bene. Poi abbiamo qui un'altra zip dove poter riporre eventualmente il biberon o quant'altro, ecco. E poi volevo farvi vedere, vedete questa parte qua? Questa tasca che vi avevo fatto vedere è estendibile. E qua sotto ce n'è veramente, c'è di tutto. Ah, ecco, c'è praticamente la stessa tasca che vi ho fatto prima, anche un'eventuale apertura, come si dice, dal basso, si può aprire tranquillamente dal basso. Quindi vedete, è pieno, già da fuori si vede che è piena di zip, è veramente multifunzionale. Partiamo con vedere quello che c'è dentro. Allora, apriamo, cerchiamo la tastina. Allora, come vedete di qua c'è tutta la roba appunto dedicata alla cura della pelle delle bimbe. Nell'altra invece partirei da questa parte. Allora, partiamo con, mi sistemo di qua così vedete bene, il primo beauty. Questo qui è un beauty dove io, scusate ma con una mano faccio fatica, ho riposto in pratica gli elastici, le pinze, tutto quello che serve appunto per lo styling dei capelli della mia bimba più grande di Martina. Poi due teli molto, due teli appunto multiuso, usa e getta. Questi sono praticissimi perché comunque dovunque voi andiate potete appunto posizionarli su un letto piuttosto che comunque su un piano e poter cambiare tranquillamente la bambina. Quindi mi sono avanzati questi due, ma ne ho portati altri. Poi i pannolini, chiaramente. Non vi devo neanche dire la marca perché sapete cosa ne penso. Un'acqua termale perché comunque noi andavamo in un posto di mare,
Pensavamo, sì, si presumeva di poter andare appunto a fare magari qualche oretta in spiaggia e magari per dare un po' di sollievo, viste le temperature, comunque parliamo della Puglia, abbiamo pensato di portare l'acqua termale che poi alla fine non ci è servita perché il tempo non ci è stato d'aiuto, non è stato clemente. E poi un pacco di dischetti, che questo è chiuso perché ho terminato quel mezzo pacchettino che avevo portato con me, per detergere appunto le bimbe. E con questo, da questo lato abbiamo finito, anche perché le cose erano abbastanza ingombranti, ma come vedete anche qua si presenta pieno di tasche. Aspettate che comunque qua ce n'è una, vedete, dove si può mettere, che ne so, un eventuale cambio, cioè comunque è funzionale sia per i brevi che i lunghi viaggi, perché veramente vi permette di mettere qualunque cosa. Qua dentro, come vedete, c'è ancora spazio. Qui ci sono altri. Aspettate che li metto anche a favore di luce. Comunque ci sono altre taschine con zip per appunto eventuali biberon, latte, alimenti nel caso in cui appunto lo utilizzate come appunto porta alimenti. Insomma, potete farci quello che volete ed è veramente comodissimo. La prima parte è sistemata. Adesso svuotiamo invece l'altra. Allora, nell'altra abbiamo questo sacchettino che, se qualcuno ha già visto il mio vecchio video della preparazione della borsa per l'ospedale, lo riconoscerà. In pratica è il sacchettino che avevo portato all'ospedale con tutte appunto le prime cosine, le cosine di prima necessità per Alice. Come vedete ho dei detergenti, ho le forcine per tagliare le unghie alla bimba. Ho il pettinino, se vedete questa siringa è perché i lavaggi nasali non utilizzo direttamente le pipette, appunto perché il nasino di Alice è ancora piccino chiaramente, e utilizzo la siringa ovviamente non dotata di ago chiaramente, quindi era qua dentro. Vabbè, pettinino, vi ho già detto, i beccucci per il lavaggio, ma vedrete anche dopo che che li ho in un altro posto. E poi queste mini taglie di shampoo e di creme, anche se comunque io le avevo portate con me. Il detergente l'ho utilizzato sia per Alice sia per Martina. Visto che Martina comunque ha la pelle molto sensibile e delicata con de dermatite, comunque per questi pochi giorni ho preferito, invece di portare appunto tutto il suo ambaradan di bagno schiuma e shampoo speciali, di utilizzare appunto questo che è, ve lo faccio vedere, della Babygella, oppure questo qua della Triderm, che anche questo è fatto appunto per pelli comunque che hanno problemi di dermatite. E quindi questa era una prima pochettina. Poi, come vedete, anche qui, scusatemi, è tutto diviso in taschine. Quindi, cosa ho portato? Crema solare della Avène Bimby. Protezione 50, speravamo di utilizzarla, invece purtroppo non l'abbiamo utilizzata e quindi niente. Poi la crema all'ossido di zinco, la crema protettiva che io utilizzo per Alice, la solita Avène Seracalm, la crema appunto idratante per la mia bimba, l'Avea Lipogel, questa la utilizziamo praticamente tutti in famiglia perché appena si ha la pelle un po' irritata, mettere un po' di questa pomata sulla parte lesa o comunque irritata è una manna. In 2 giorni vi sistema tutto, è veramente un unguento, perché sì, non si può definire in maniera diversa. Infatti vedete che l'ho utilizzato parecchio e mi è piaciuto, cioè nel senso è un prodotto veramente che non è soltanto utile per i bimbi, ma veramente ne ho trovato beneficio appunto per tutta la famiglia, quindi questa. E per quest'ultimo scompartimento terminiamo con il Vea detergente. Questo è in pratica il detergente che utilizzo per la pulizia quotidiana del culetto di Alice. Poi ho portato questi cotton fioc
per appunto pulire soltanto la parte esterna dell'orecchio, perché sapete benissimo che è sconsigliato pulire l'orecchio appunto dei bimbi con i cotton fioc. Questo lo utilizzo solo, giusto appunto, vedete dalla forma, soltanto per... Allora, se ci fosse qualcuno che magari non li ha mai visti o mai notati, vedete che ha questa parte più cicciosa e questa qua più piccolina. Ecco, entro solo dentro l'orecchio, ma neanche spingendo, pulisco solo proprio il padiglione e dopodiché tolgo e butto via. Non cerco di spingere o di andare comunque in fondo, anzi, guai, non fatelo mai se vi posso dare questo consiglio. Poi, in un'altra taschina, qui ho il mio necessaire per l'aspirazione nasale per appunto per i neonati, dove dentro c'è appunto l'aspiratore nasale su cui appunto andare a inserire i beccucci e l'acqua fisiologica. Ma questo è proprio un kit base, appunto, che si può tranquillamente riutilizzare tutte le volte che appunto si ha necessità di viaggiare. Poi qua c'è un piccolo digressione, perché questo è un mio oggetto, è un intruso. Sono le coppette raccoglilatte della Medela, che sapete essere per me importanti. Poi dopo vi spiegherò poi meglio nei must have della mamma cosa ne penso appunto in merito. In un'altra taschina qui abbiamo invece la crema Primalba, di cui vi avevo già parlato, nei preferiti baby, magari ve lo lascio nelle schede. E, se non avete visto il video, mi trovo benissimo, la utilizzo su Alice, veramente molto delicata, un'ottima crema. Poi abbiamo la Mustela, che io utilizzo come crema viso per entrambe le bimbe, le uso sia su Alice sia su Martina, dopo aver deterso la faccina tutti i giorni. E questa è una travel size del mitico fluido detergente senza risciacquo della Mustela, che sapete essere anch'esso per me un must have, che utilizzo anch'io sinceramente. E con questo le taschine appunto le abbiamo terminate. L'ultima taschina è quella dedicata come si dice, al primo soccorso, ecco, lo chiamerei primo soccorso, quindi medicinali, cose che appunto medicinali base che possono servire appunto per un viaggio. In primis io porto sempre comunque una peretta, questa qui pediatrica, il Menilax. Non si sa mai, cambiando aria, magari alle volte appunto si potrebbe generare un problema, un piccolo intasamento a livello intestinale per le bimbe. Io comunque un campioncino, questo che è un campioncino per esempio, ma che io tengo e che vado comunque a ricaricare tutte le volte che ce n'è necessità, comunque io me lo porto dietro ed è comodo e pratico. Poi i cerotti, sia per noi adulti sia per la bimba, chiaramente con Hello Kitty. E qui veniamo alla sagra della tachipirina. Tachipirina 250 per la bimba più grande, lo sciroppo sempre per Martina. Questo invece è lo sciroppo per Alice, eventualmente se avesse avuto febbre o quant'altro, ma fortunatamente non abbiamo avuto necessità in entrambi i casi. La tachipirina 500 invece per me. E da ultimo il termometro. E direi che con questo è terminato. Come vedete è piena, piena, piena di taschine. È veramente multifunzionale. Allora, chiaramente questo è quello che noi abbiamo portato per appunto un 7-8 giorni di vacanza. Come vi ho già detto, noi l'abbiamo utilizzato in questo modo, quindi portando pannolini e articoli per appunto la cura del corpo o comunque appunto delle bimbe. Potete farne comunque di questa valigia, di questo borsone,
scusate, come vedete, svariati utilizzi. Io ve lo consiglio, è molto pratico. Ovviamente non so se ancora ci sarà in commercio questo tipo di modello, appunto avendo 4 anni, però comunque magari vi ho dato dei consigli utili per cercare appunto dei borsoni comunque che siano più o meno simili, ecco, più o meno. Come vedete, anche la grandezza non è enorme, perché se pensate che questa è la mia mano, cerco di farvela vedere, non è enorme e grandissimo, però è molto capiente, è molto molto capiente. E niente, con questo vi ho fatto vedere tutto quanto, io vi ringrazio, spero sempre di esservi stata utile, spero, lo spero di esservi stata utile, potrebbe anche non essere, ma spero di sì. E niente, al prossimo video, ciao!